Sì. Vabbè, oggi siamo qui su PES 2020 con la carriera di Vincenzo Bep per giocare le quattro partite. Allora, oggi ragazzi andremo a giocare il derby di Manchester. Poi successivamente contro il Southampton, il Porto e il Brighton. Direi di andare subito a giocare contro il Manchester United. Perché dovete fare queste clip brutte? Per favore, perché? Perché? Quindi eccoci qui al City of Manchester Stadium di Manchester per andare a giocare contro il Manchester United. E vediamo di farli neri per essere family friendly. Stavamo per fare gol di rovesciata, non sto scherzando. Mahrez, la crossa in mezzo, la crossa indietro però. Quindi Vincenzo Bep si rovescia e De Gea deve volare per prenderla. Bella, 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 molto bella. Questa mi è piaciuta, vai. Troppo forte, caspita. Peccato. De Bruyne. Sterling. No, perché è proprio lì? Zio vola. Mahrez. Vincenzo Bep. Vincenzo Bep! Fuori gioco. No, è gol! È gol! È gol! Yes! Sblocca la partita Vincenzo Bep! Al Manchester cosa? All'Etihad Stadium! Yay! Onestamente pensavo non fosse gol perché non era uscito il coso per le esultanze. Va bene. Andiamo avanti. Attenzione, Mahrez. Si gira. Passaggio per Vincenzo Bep. Che brava il tiro! Sterling! Bella, va bene lo stesso, dai. Perché è fuori gioco? Il mio era un tiro. Ma che caspita significa? PES! Sterling! Passaggio per Vincenzo Bep! Pigliala! Pigliala! Dai! Sì! 2-0 allo stadium! Gol di Mahrez! Bella! Dai, è con un'azione confusissima, però va bene. Attenzione, che palla per Vincenzo Bep! Vincenzo Bep segna la doppietta al Manchester City Stadium! Cosa? A City of Manchester. Va bene, uguale. Contro lo United. Passaggio bellissimo di non ho letto il numero. Bella. Questa mi è piaciuta. Probabilmente era di l'assist è di Fernardo. Fernardinho. Che caspita dico io. Oh, senti, se io leggo Fernand. Io leggo Fernandinho, non Fernardo. Fernand. Cioè, io leggo Fernardo, non Fernardinho. Com'è? Cioè. No, mi dice. Perché Vincenzo Beppe l'ho messo nel coso. Ho fatto tutto quanto prima ancora di creare la cosa. Perché praticamente è stato, se non sbaglio, il giorno. Attenzione, Sterling. Sulla fascia. Cross. In braccio a De Gea, in braccio a De Gea, ma va bene. Attenzione di nuovo Sterling. Passaggio buono per Vincenzo Bep. Doppietta di Mahrez. Ci mette la manona De Gea. Madonna che parata. Dai Vince, questa volta non ti posso dare la colpa. È stato De Gea che ha fatto il miracolo. Questa volta devo essere sincero, De Gea ha fatto il vero miracolo. Non c'entra niente Vincenzo Bep. Mahrez. No, Sterling, ma che caspita mi fai la finta lì? Ma che cosa serve? Ho fatto uno screenshot. Attenzione, Mahrez. Cross in mezzo! L'ha preso il numero 6. Fuori gioco? L'ha presa lui! Va bene. Questi giochi fanno schifo. Attenzione. Vincenzo Bep per lui. Per Sterling. Vabbè. No, dobbiamo fare la tripletta. Vabbè, dai, fa niente. E quindi finisce qui 3-0, doppietta di Vincenzo Bep. E abbiamo. Ah, no, il titolo che questo ce l'avevo già. Caspita. Va bene, andiamo a giocare contro il Porto. Yes! Grazie alla nostra vittoria sullo United, ci siamo portati a 10 punti su di loro e li abbiamo fatti sorpassare. Bene! Tra l'altro il Liverpool ha pareggiato un'altra partita, quindi siamo sopra di 7 punti.
Bene, not bad. Ho visto che avevamo 17 presenze. Bene. Quindi eccoci qui al Southampton Park di Southampton. Spero di aver letto giusto. Per giocare contro il Southampton. E andiamo a fare gol. Se l'abbiamo fatto contro lo United, possiamo farlo benissimo contro il Southampton. Genzo Bepp. Porco cane, vabbè. Era uscito lui. Sterling, tu non dormire per favore però, Attenzione, Mares. Prova il cross in mezzo, ma non riesce. Va bene, vai, vi. Vai, segnate, per favore. Cos'era? Chi ha tirato? Chi ha tirato? Sterling? Boh, vabbè. Sterling, passaggio buono. Yes! Bernardo Silva! No, non è Bernardo Silva, è David Silva. David Silva! Segna il suo primo gol, credo. In Premier, sì, perché effettivamente non dovevamo andare a giocare contro il Porto. Scusate, mi sono confuso. Sterling. No, cosa fai, Sterling? Che cacchio le passi là dietro? Pure tu. Vabbè. Ok. No! Attenzione. Cross in mezzo per Vincenzo Bepp. La prende l'avversario. Vabbè. Vincenzo Bepp! Prova a fare un gol bellissimo! Invece. Ovviamente non va. Vai! Pegliala, vince! Ma vince, ma ce la fai? Oggi non ce la fai, evidentemente. Ma vince! No, vince! Attenzione, Vincenzo Bepp. Sì, ti muovi, però! Attenzione, Sterling! Passaggio per Vincenzo Bepp! Buona! Vabbè! Oh, raga, che ci volete fa? Bernardo Silva, che corre più lento di una lumaca. De Bruyne, per Vincenzo Bepp, che prova il tiro! E la piglia! Ma te la devi spiazzare! Mannaggia te, Finisce la partita, io sono uscito. Perché mi hanno cacciato poco prima. Cioè, ovviamente mi hanno cacciato all'ultimo secondo, perché sì. Va bene, andiamo a giocare contro il Porto. Davvero questa volta, spero. Scherzavo, perché effettivamente non ci giochiamo contro il Porto, perché siamo stati espulsi. Vabbè, abbiamo vinto lo stesso, quindi fa niente. In ogni caso, abbiamo vinto il girone, quindi fa niente. Ah, mi sono scordato di dirlo. Andiamo a giocare contro il Brighton. E ovviamente, per compensare la partita che non abbiamo fatto in Champions, giocheremo un'altra partita contro la prossima squadra. Quindi eccoci qui al City of Manchester Stadium di Manchester per andare a giocare contro il Brighton. E se la partita va come siamo andati con il Southampton, piango veramente. Attenzione, Bernardo Silva. Per Vincenzo Bepp. Vincenzo Bepp! Gol eccezionale dell'attaccante centrale. Mio Dio, che gol! Cioè, veramente unexpected. Onestamente pensavo andasse fuori. Ma data la posizione del tiro. Tra l'altro, gol di destro. Cioè, stiamo facendo più gol di destro che di sinistro. Ma va bene. 1-0 e continuiamo così. Vincenzo Bepp di nuovo. Proprio lui! No! Di poco, dai. Di poco. Attenzione, Sané. Cross in mezzo. Porco cane, è morto! È morto! È morto malissimo! Il primo tempo si conclude così. 1-0 per lui, per il City. Attenzione, Vincenzo Bepp. Non ci credo, no, non ci credo, mi rifiuto. Chi ha tirato? Ditemi chi ha tirato, che lo fucilo. Chi ha tirato? Cancelo, forse? Uno dei tre difensori, o Cancelo, Laporte o Stones. Fate schifo. Bernardo Silva per Vincenzo Bepp. Con un passaggio eccezionale la piglia. Come hai fatto a prenderla? Con quale cheat? Con quale doping l'hai presa? Dai! Pigliala! No, vabbè. Attenzione, Sané.
Cross in mezzo per Vincenzo Beppe. Vincenzo Beppe! No! Caspita! Vabbè. Ah, perché siete inutili? Finisce qui la partita. Unico gol, quello di Vincenzo Beppe all'inizio. Un po' a fortuna, ma un po', eh. E va bene, andiamo a giocare contro un'altra squadra che non so qual è. Cosa? 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 No, però non doveva succedere in questo video, no! No, perché è successo in questo video? No! Non doveva succedere in questo video, raga! Doveva succedere in qualche altro video! Così potevo mettere un altro titolo clickbait! Il titolo clickbait per oggi ce l'ho già! Dai! Infami luridi! Uffa! Quindi eccoci qui al Villa Park di Villa, credo, per giocare contro l'Aston Villa. E andiamo a vincere, dai. Comunque voi non avete visto niente. Voi non vedrete niente. Va bene. Capirete nel prossimo video cosa intendo dire. Lo capirete nel video di venerdì. Perché in questo momento non potete. Vincenzo Beppe. Prova il tiro dalla distanza e viene murato. Yeah. Sané. Per Vincenzo Beppe. Fa un buon passaggio. Vincenzo Beppe. Cross per Vincenzo Beppe. Uff. Punizione interessante. No, troppo bassa. Vai di nuovo. Caspita. Vincenzo Beppe però la trova la doppietta. Lo stesso. Non di punizione, però comunque la trova. Perfetto. De Bruyne per Sané. Per Vincenzo Beppe. Gli arriva lunghissima però, Cioè, gli è arrivata lungagni luce rispetto a dove si trovava lui. Calcio d'angolo per la Aston Villa. Vediamo come va a finire. Secondo me male. Infatti. Palla per Sané, dategli da Vincenzo Beppe e la fu. Non so parlare. Che bello. Che bella la dislessia. Oh, peccato. Vincenzo Beppe con la tripletta! Al Villa Stadium, al Villa Park, scherzavo. Al Villa Park. Uff, guardate un po' che gol, perché voi non l'avete visto. Guardate qua. Palla giù, che De Bruyne la passa a Sané. Vincenzo Beppe si esce dal fuorigioco, tira e gol. Altro gol di destro. Non è ragazzi, davvero però, non è normale che segniamo tutti i gol di destro. Noi siamo, cioè, Vincenzo Beppe è mancino, però segna più gol di destro che di sinistro. Ad un centimetro dal poker Vincenzo Beppe. Caspita. Guardate un po' che cross bello però, dai. Mamma mia. C'è la palla da loro per sbaglio il portiere. Peccato. Finisce qui. Tripletta di Vincenzo Beppe. 3-0 Manchester City. E portiamoci il pallone a casa. Perfetto, raga. Vabbè, comunque. Da via se vi è tutto, vi ricordo di lasciare like, un commento. Iscrivetevi se vi dice su Twitch. Link in descrizione. Attivate la campanellina. Per ricevere notifiche. Da via se vi è tutto. Bye bye.